Metodo Merenda. Si tratta di una realtà che ha creato il primo e unico centro di studi per imprenditori in Europa, con una sede di oltre 300 metri quadri, pronta ad ospitare tutti i suoi studenti da ogni parte d'Italia. Un'azienda che rivoluziona quotidianamente il mondo dell'imprenditoria per aiutare le aziende a prosperare nel mercato. Stiamo parlando di oltre 15.000 imprenditori che hanno deciso di far crescere la loro azienda partecipando a corsi che hanno raggiunto e superato le 5.000 persone. Signore e signori, buonasera e benvenuti al Pala Benedetto di 100 per la 10ª edizione di Venator Fighting Championship. L'atteso evento di MMA con una pre-card di 5 incontri e una main card di 6 che infiammeranno tutto il pubblico presente e tutti i telespettatori collegati in diretta sul canale ufficiale YouTube di Venator Fighting Championship e su UFC Fight Pass. I ringraziamenti vanno al Comune di Cento per aver patrocinato l'evento e per aver sostenuto, con un ringraziamento particolare per il sindaco dottor Edoardo Accorsi, per il vice sindaco signora Vanina Picariello e per il presidente del Consiglio Comunale dottor Matteo Veronesi. Grazie alle forze di pubblica sicurezza impegnate, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale 118. Ringraziamo gli ufficiali di servizio Figma, Cut in Time, servizio Captman ufficiale di Venator Fighting Championship, Fight Clinic, Hells Angels Bologna, la direzione della squadra di basket Benedetto 14, ovviamente gli organi di stampa presenti e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento. E poi ovviamente un grande grazie al main partner Metodo Merenda. Ma ora allacciate le cinture, sta per partire la 10ª edizione di Venator Fighting Championship! Signori e signori, benvenuti dal Pala Benedetto di 100. Oggi con me un ospite speciale, Mara Romero Borella, ex fighter UFC. Ciao a tutti, grazie di essere qua e di essere partecipare a questo grandissimo evento. Ci siamo. Iniziamo col primo combattimento. Ecco il nostro primo fighter, Munir Fandi, esordiente, 0-0. Mara, cosa stanno facendo i Catmen di Cut in Time in questo momento per i nostri amici a casa che magari è la prima volta che vedono un evento di MMA? Stanno preparando gli atleti, stanno mettendo la vasellina sugli occhi, controlleranno i guanti, se sono a posto, se non hanno niente, magari sai che esce o qualcosa che potrebbe comunque ferire l'avversario. Ok. Il controllo di rito, sì. Controllo delle unghie. Sì, controllo delle unghie, pantaloncini se sono a posto, paradenti, chiaro, e conchiglia per gli uomini. Paradenti direi assolutamente necessario. Sì. Cosa più importante. E ora vediamo infatti Munir Fandi andare all'angolo blu e aspettare il suo avversario Mario Mingai, con all'attivo già un incontro e tra poco entrerà all'interno della gabbia di Venator. Thank you.
Ecco che entra. Qua stanno controllando Vasellina, controlleranno i guanti. Tanto ricordiamo che Mario Mingai è una, diciamo, nuova vecchia conoscenza per Venator, avendo già combattuto all'ultimo evento Venator 9, dove ha conquistato un'incredibile vittoria, ed è così 1-0, quindi una vittoria, 0 sconfitte. Una vittoria incredibile da parte di Mingai nell'ultimo Venator FC9, con una ginocchiata al volto. Davvero un bel esordio. Iniziare con TKO direi che non è mai una cattiva idea. Ed eccoci, due ragazzi giovanissimi, come vediamo dalla grafica. Sì. E ora 24. Parola al presentatore. Viene da Monfalcone, rappresenta il Tolone Boxing Team, è alto 1,80 m e ha fatto registrare un peso di 174.3 libbre, 24 anni per lui ed è debuttante tra i professionisti, signore e signori, Munir Fandi! Il suo avversario all'angolo rosso viene da Chieti e rappresenta il team Accademia Nazionale Arti Fisiche. È alto 1,93 m. Ha fatto registrare un peso di 185.4 libbre e ha 23 anni. Da professionista una vittoria per lui. Signore e signori, presentiamo Mario Mingai. Arbitro dell'incontro è il signor Matteo Manfredini. Mentre il nostro presentatore esce dalla gabbia, ricordiamo che sono 3 round da 5 minuti di arti marziali miste. Quindi vediamo i due fighter pronti a darsi battaglia e vediamo. Vediamo come va. Mara, com'è da questa parte vedere un match innanzitutto? È emozionante, tipo adrenalina 1000. So cosa vuol dire essere dentro, quindi tipo le mani che mi stanno sudando in questo momento. Benissimo, partiamo subito. Mingai, un low kick, intanto in fase di studio. Sì. Cercano di tenere le distanze, di capire attraverso qualche finta come può reagire l'avversario. Altro low kick da parte di Mingai. È molto più alto rispetto... Sì, un allungo maggiore. Molto di più. Se dovessero rimanere in piedi... Sicuramente Mare è molto più assolutamente vantaggiato. Vediamo, attenzione preso. Subito Fandi, bravo takedown, ma bravissimo Mingai a cambiare posizione, prendere la schiena subito, tentativo di Mataleao. Riesce a difendere. Mara, in questi casi cosa si dovrebbe fare per difendere un Mataleao? Sicuramente andare subito alla mano che va ad abbracciare il collo. Perfetto. E cercando di uscire. Ottimo. Controllandola, che è la parte più importante, di non lasciare chiudere. Oh, fantastico, intanto ricordiamo che è molto importante anche tenere i ganci, sì, nella parte interna delle cosce gomitate, ricordiamo, sì, ammesse. Sì, che è la schiena, sì. Assolutamente. Intanto vediamo un bel lavoro da parte di Mingai, con dei colpi cerca di farsi strada. Ha un buon controllo della schiena. Sì, sembra veramente in controllo. Munir Fandi deve oltrepassare la tempesta, sì, se vuole dire ancora la sua. Sì. Tanto Mingai in controllo della schiena. Mingai in controllo ottimo, sta cercando la Mataleao. Ganci messi bene. Sì. Vediamo se riesce a entrare con il braccio. Assolutamente. Sono esattamente dalla parte opposta, sì, rispetto, esatto, alla nostra postazione, quindi esatto. È anche complicato dirvi che cosa sta accadendo, ma colpi in ground and pound. Mingai adesso dovrebbe controllare picchiando, ma okay, non ha giustamente... gastando energia.
Certo, quindi non bisogna sprecare troppe energie, scusami. Ma figurati, assolutamente. Il mio portoghese. Ricordiamo che Mara ha vissuto tanti anni in America, quindi ha avuto a che fare con fighter di altissimo livello di ogni parte del mondo, quindi quante lingue parli? 4. Quindi ci sta, ogni tanto ci si confonda. Sì. Ok, dai, va entrato. E subito entra, bravo Mingai. Buon controllo e buona pazienza per entrare con il braccio. Ragazzi, che dire, 2 minuti e mezzo. Mataleao e Mingai va 2-0, un TKO e una sub. E una sub. E... Bravissimo, dobbiamo dire. Sì, ha avuto molta pazienza per entrare col braccio e controllo della schiena molto... molto forte e molta pazienza. Assolutamente, non ha sprecato energie, ha ragionato molto bene dalla schiena, sapeva di avere una posizione dominante in quel momento, quindi no stress, nessuna fretta, ha iniziato con dei colpi in ground and pound per riuscire ad entrare, il suo avversario Fandi ha provato a difendere come ha potuto, è riuscito a resistere per un paio di minuti. Sì, ma aveva un buon controllo della schiena, quindi era solo sopravvivere magari il round per poi riuscire... E poi magari cambiare un po' strategia, perché Fandi ha provato a mettere veramente pochi colpi e subito è andato per un single leg, quindi forse si poteva rivedere. Sì. Adesso sentiamo il nostro presentatore che andrà a decretare la vittoria insieme al nostro arbitro Manfredini. Siamo al verdetto. Vince questo incontro per sottomissione, per rear naked choke, a 2 minuti e 18 secondi della prima ripresa, Mario Mingai. Giustamente festeggiano, il rispetto. Grandissimo, rispetto è la prima cosa. Assolutamente. E ricordiamo, Mingai, prospetto dei pesi medi, ecco qua, single leg, molto bravo. Ma non trovavano a controllare perché è caduto già controllando la gamba e la testa, assolutamente, quindi poi è riuscito a andare alla schiena, ganci velocissimo, importante. Mettere i ganci, rivediamo l'azione e poi qua c'è più niente da fare, ricordiamo Mingai 2-0 e si conferma un bel prospect dei pesi medi, ragazzi, quindi teniamolo d'occhio. Secondo secondo match, Giacomo Tesi contro Cristian Tosco. Cristian Tosco esordiente, 0-0, Giacomo Tesi già anche lui una vecchia conoscenza di Venator. Purtroppo l'esordio non è andato benissimo, ma è pronto a rifarsi oggi contro Cristian Tosco, che è un prospect interessante dei 70 kg. Tanto anche qua operazioni di... entrando vasellina, controllando i guanti. Tra l'altro vediamo la Catman Samin Kamalbeik, ex fighter di Venator, adesso firmato per un'altra promotion, che si dà da fare per i suoi colleghi in questo caso. Eccolo qua, Cristian Tosco all'angolo blu, esordiente, e ora il suo avversario Giacomo Tesi. Tanto canzone è top, interessante, è grandissimo. Mara approva, quindi già un punto sul suo cartellino. Dalla carica.
Quanto è importante per un fighter la canzone d'entrata? Abbastanza, deve essere in sintonia con te. E la cosa credo più importante è il focus che ti dà quella canzone prima di entrare dentro al match. Quindi il significato che per te ha quella canzone è molto importante. Sì, okay. Sì, esatto. E ci siamo. Incontro previsto nella categoria pesi leggeri di Venator Fighting Championship al limite delle 155 libbre sulla durata di 3 rounds da 5 minuti. Vi presento all'angolo blu. Viene da Milano e rappresenta il team MMA Atletica Box Milano. È alto 1,83 m. Ha fatto registrare un peso di 154.9 libbre e ha 21 anni. È al suo esordio da professionista, Christian Tosco. Contro di lui, all'angolo rosso, viene da Rapallo e rappresenta il SWAT Fight Team. È alto 1,87 m. Ha fatto registrare un peso di 153.3 libbre e ha 27 anni. Da professionista ha un record di una sconfitta. Signore e signori, Giacomo Tesi. Arbitro dell'incontro è il signor Lorenzo Spoto. Ci siamo, secondo incontro della preliminary card di Venator FC 10, confronto nei lightweight, 70 kg, tutti e due molto alti per essere a 70 kg, 1,87 e 1,83, direi una bella altezza, belli allunghi, già si vedono con le braccia lunghe, e vediamo se sarà un incontro lampo come quello precedente o se arriverà ai punti. Ok, inizio. Tanto iniziamo 5 e si parte. Subito low kick, bello potente da parte di Tosco. Vediamo Tesi come prende subito il centro dell'ottagono, ma Tosco con questi low kick sembra far male. Tanto Tesi studia l'avversario dal centro dell'ottagono. Di nuovo, un altro kick. Fanno male. Fanno male e mi viene da dire fanno anche punti sul cartellino dei giudici. Quindi subito Tesi. E di nuovo, un altro low kick. Forse la strategia è proprio quella di mettere fuori uso la gamba destra di Tesi. Per dargli meno appoggio, forse, più avanti. Sì, sicuramente. E di nuovo, Tesi, quinto low kick, se non vado errato, in meno di un minuto di incontro, strategia abbastanza chiara, cambio di... Esatto, ma cambio dentro. Assolutamente, molto bravo, ha cambiato pure guardia, Tosco. E di nuovo, low kick, bello aggressivo, Tesi sembra bello concentrato, bello in focus. È proprio la strategia, credo, di andare su quella gamba per... Sì. Cambiare sì. La guardia per poterlo controllare. Per mantenere la distanza, intanto... Esatto. Sì, guarda anche la gamba piano piano di Tesi come sta diventando rossa. Non so se si vede dagli schermi, ma mi sa che quei calci fanno male. Sono dure e forti. Buon controllo, buona distanza, nessuna fretta. Assolutamente. Quello che stiamo notando... anche dal Venator precedente, che gli esordienti, comunque i ragazzi con pochi match, sono molto tecnici, non cercano la rissa nella maggior parte dei casi, e questo è un qualcosa che ci piace, è molto importante. Intanto bravissimo Tosco, ma che a terra. Bellissima proiezione, sì. Vediamo adesso come si comporteranno, quasi una mezza guardia da parte di Tesi. Dovrebbe cercare di tirare, perfetto, controllo in piedi. E ripartiamo, niente. A terra mi sa che... No, non ci vogliono stare. No, sarà molto... Ma sì, in piedi. Subito, di nuovo. Questi low kick che... Adesso Tesi iniziano acquisisce. A sentire. Adesso iniziano a sentirsi. Vediamo Tesi dolorante. Quella gamba sembra non reggere benissimo il low kick da parte di Tosco. Forse ha trovato veramente la strategia buonissima. Complimenti anche al team, perché è partito subito nel primo minuto con quell'idea in testa. Uccidendo la gamba. Eccolo lì, un altro. Adesso vediamo se Tesi riesce a trovare una contromisura per questi low kick, perché sennò diventa veramente, veramente dura. Andando, Andiamo, scarico di gambe. Adesso parto ancora a terra, controllo della gabbia. Quanto è importante la fase a parete? Ci si... può riprendere un pochettino di fiato o è una fase molto dispendiosa da questo punto di vista? Dipende da dove lavori, però dai due lati credo che sia proprio, è così,
è una parte dove riesce comunque a prendere un pochino di fiato, okay, per poi esplodere dopo, in base a quello che vuoi fare. Quindi portare a terra attraverso un takedown, sì, o magari staccare, sì, staccare come sta facendo come sta in questo caso, sì, Tosco. Esatto. Molto bene. Tanto esatto, buona padronanza comunque dell'ottagono da parte di Tosco in questo caso. Tosco. Bravo anche Tesi ora a ribaltarlo, bravo, subito a smentirmi. E di nuovo andiamo Tosco a ribaltarlo. Però attenzione, non so se è scivolato. È scivolato, scivolato. Ha tirato un gomito ed è scivolato. Di nuovo questo low kick, a gamba di Tesi. Wow, bella schivata, bel ginocchio. La gamba di Tesi è rossa. Ragazzi, si vede rossa da qua. Al quadricipite veramente rovente probabilmente. Esatto. Vediamo. Buon controllo, adesso un buon lavoro di gabbia, di parete. Momento Tosco sembra quasi voler un attimo riprendere fiato per controllare, recuperare dopo un po' forse le energie. Comunque è l'esordio anche per lui, magari anche a livello emotivo lo... Beh, a mille, un po' l'ha sentito, no? Immagino che sia non mille. Non sembra, ma... Fa tanto. Fa tanto, assolutamente. Un minuto. Un minuto alla fine del primo round di questo secondo match nella categoria dei pesi leggeri a 70 kg. C'è un po' di controllo, forse è una fase leggermente lunga, parte di stallo, infatti okay, l'arbitro Spoto stacca e dice ragazzi qua si combatte. Inizia dal mezzo. E si riparte di nuovo 5 centrali e via. Lo kick di nuovo. Sembra gamba. Niente, ormai quella gamba l'ha battezzata, è un cecchino, è uno shooter ragazzi. Intanto... Attenzione, questo gancio. Non riesce. Oh, è molto rossa. Sì. High kick. 10 secondi alla fine. Vai. Siamo in fase ancora. Di studio, sì. Sì. Non sembra intelligente, sì, perché rimane distaccato e sì, recupera questi 10 secondi, sapendo che non può. Sapendo può che fare, quella gamba sì, sta andando un po' fuori uso, quindi dice: se devo venire alla corta, attacco, se no devo star lontano. Qua. Molto bene, intanto vediamo i Catman che entrano. Sì. Ricordiamo. Controllano, controllano. Assolutamente. Vediamo, ghiaccio. Ricordiamo che c'è sempre un minuto di pausa tra un round e l'altro. Dove? Infatti, i coach di Tesi in questo momento stanno mettendo tanto ghiaccio sulla quella gamba destra che è stata martoriata nel primo round. Però vediamo, almeno io, un Tosco un po' stanco, sembrerebbe. Sì, un pochino sì. Giustamente ha dato tanto nel primo e credo, come dicevi anche tu prima, che anche l'emozione dell'esordio fa tanto. Quindi adesso è un minuto da usare al 100% per recuperare il fiato, recuperare la testa. Esattamente. Ricordiamo intanto che questo minuto serve anche ai Catman per ipoteticamente guarire le ferite. Esatto. Diciamo, controllare gli atleti se hanno dei tagli e se avessero dei tagli di cercare di fermare le emorragie ovviamente per poter far sì che il combattimento vada avanti. In questo caso noi abbiamo i catmen migliori di cut in time che sono veramente veramente bravi e sono molto preparati. Tanto vediamo l'arbitro Spot, per chi non lo sapesse, che asciuga Tosco, perché giustamente se si scivola diventa più complicato fare delle prese, diventa più complicato provare un takedown, magari i colpi non vanno a segno nella maniera migliore. Di nuovo il 5 e ripartono, secondo round. Tesi subito aggressivo, sì, ma di nuovo questo gamba, low kick, ragazzi. Come una sassata, attenzione! Scivolato. Ginocchiata in volo, scivola, no, dice guarda, Tosco, non sì, sento niente. E di purtroppo nuovo non ha molta base. Questo credo che gli faccia veramente male la gamba perché non riesce a esplodere nei colpi. Sì, è vero, rispetto magari all'inizio che assorbiva meglio questi low kick, sembra averli accusati un pochettino. È un pochino lento sulla... Un poco reattivo forse. Esatto. Vediamo, Tosco prende il suo tempo. Tesi sa che deve mantenere un po' la distanza perché sennò questi low kick alla lunga inficiano la prestazione. Di nuovo il jab, di nuovo il low kick. E ancora. Molto concentrati. Sì, fase di studio. Ripeto, molto. Mi fa molto strano vedere degli esordienti così esperti, no? Di solito anche ad alti livelli cioè capita che si assista ad una rissa e invece no. Belli molto precisi, studi, belli puliti, belli ordinati, vuol dire che in Italia si sta lavorando veramente bene e siamo molto contenti di questo. Piano piano il gap si sta evolvendo. Sì. E si sta riducendo con gli altri paesi.
No, fase di studio. Jab da parte di Tesi che non va a segno. Entrambi al centro dell'ottagono, una piccola prevalenza da parte di Tesi, ma quello che fa male è Tosco con questi low kick. Va giù, prova grande impound e ci siamo, ma Tesi per un attimo resiste. Di nuovo, grande impound. Gomito. Cerca. Di nuovo cerca la posizione migliore per picchiare. Esattamente, intanto Tesi con le leve lunghe però riesce un pelo a tenere a distanza, ha rimesso bene la guardia, una mezza butterfly. Controlla, cerca di controllare, di prendere fiato a terra. Esatto, ricordiamo che quando si va a terra la lotta predominante è forse il grappling, da cioè diciamo che arriva dal Brazilian Jiu-Jitsu. Esatto. E si lotta, no? Sì. Ovviamente è diverso perché abbiamo i colpi. Sì. Però la base è quella. Sì. È chiaro che poi nell'MMA, essendo i colpi, sei sopra, sei in una buona posizione per finire il match picchi. Esatto. In questo caso vediamo, per esempio, una posizione che nel jiu-jitsu brasiliano è molto buona, quella da parte di Tesi, una guardia chiusa. Esatto. Però nell'MMA no, non molto. Credo che la mezza guardia e la guardia sono due posizioni ottime per battere, per picchiare. Infatti stiamo, come stiamo vedendo adesso, certo, una buona base. E, chi sta sotto, l'obiettivo è quello di cercare di rialzarsi. Okay. Sta picchiando. Ah, eccolo qua, Tosco intanto sembra aver preso un pochettino di più. Bene con la mano sinistra, cerca di tenere giù il volto di Tesi che cerca di lavorare per forse una sub. Cerca, ma Tosco bravo, fa una buona postura, intanto sta cercando picchia, di entrare il braccio, è passato il braccio al braccio, attenzione, no, perché cerca di difendere bene, no, e Tosco esce molto bene, passa la guardia ed è inside, vai in front. Single leg da parte di Tesi, se non vado errato. Tosco cercando, continua a picchiare, forse questi colpi danno più fastidio che male. Sì. Però dovrebbe muoversi e fare lavorare, perché giustamente sembra inattivo. Sì. Ricordiamoci, Gomito, che quando c'è inattività l'arbitro richiama e si riparte in piedi piuttosto. Quando Tesi prende una buona posizione, tutto sommato una sorta di body lock. Ok, vediamo una regoshi. Però bravissimo. Bravissimo, portato Tosco a terra. Molto bene. Di vediamo nuovo, adesso quasi, di nuovo grande impound. Quasi ginocchio. No, non è vero. No. Monta. Adesso vediamo se riesce a staccare. Questa è una buonissima posizione. Sì, può scaricare un bel grand impound. Però Tesi giustamente tiene le braccia dietro. Contro, cercando di difendere. Vediamo, eccoci, se riesce. Tanto bisogna grand stare attenti anche. Esatto, stop, ferma, l'arbitro spot dichiara la resa. Complimenti. Complimenti a Cristian Tosco che fa un bellissimo esordio da professionista. 1-0 e giustamente festeggia sopra la gabbia con il suo pubblico venuto da Milano. Grandissimo. E purtroppo per Tesi è la seconda sconfitta da professionista. Non pregiudica niente, no, perché la carriera sono veramente lunghe, però siamo partiti un po' in salita. Esatto. Tanto complimenti per Tosco, perché è così giovane, ha saputo gestire bene il match. Sì, pazienza e molto reattivo. Sì, molto buona, se vogliamo anche essere proprio onesti, la strategia probabilmente studiata da parte del team. Tosco, con questi low kick estenuanti su questa gamba davanti di Tesi. Probabilmente hanno visto che non cambiava tanto guardia e quindi hanno voluto, infatti il focus del low kick. Sì, infatti poi ha portato la stanno secchiando, stanno guardando se sta bene. Ghiaccio sul ginocchio, ghiaccio sulla gamba. E la gamba. Tosco giustamente festeggia al centro della gabbia e va a vedere come sta il suo avversario, perché questo sport è rispetto, prima di tutto. Prima di tutto rispetto. Infatti come Giacomo Tesi fa fatica a rialzarsi, probabilmente quella gamba domani la sentirà più di oggi, credo. Sì. Vediamo. Sì, penso che il dolore sia sia fisico che emotivo da parte di purtroppo di Tesi, perché appunto esatto, una sconfitta non fa bene, no, e allo stesso tempo appunto abbiamo visto questi low kick fare veramente veramente male. E infatti Giacomo Tesi dice: non riesco a rialzarmi ragazzi perché mi fa troppo male questa gamba. E quindi vediamo adesso come. E quindi l'arbitro spot prende Cristian Tosco e probabilmente lo dichiarerà vincitore senza il suo avversario, perché fa fatica ad alzarsi in questo momento. 21 anni, grandissima carriera davanti. Assolutamente, 21 anni veramente giovane, sì, veramente, veramente giovane.
non ce la fa. Siamo al verdetto. Vince questo incontro per KO Tecnico Ground and Pound a 4 minuti e 9 secondi della seconda ripresa, Cristian Tosco. Complimenti, 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 gran bel esordio, gran bella strategia. Stanco dall'emozione dal match, però sono felicissimo. Sì. E... ancora dentro in gabbia. Giacomo Tesi, sì, che adesso vediamo se, sì, se riuscirà a rialzarsi e uscire da, con le proprie gambe, o se avrà bisogno di un aiuto, esatto, medico da questo punto di vista. E noi ci prepariamo al terzo match della preliminary card. Primo match, se vogliamo, internazionale della serata, perché abbiamo Itai Trettner che viene direttamente da Israele, Israele. E con un record di 3 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. Contro Federico Fasciano, 3-0, quindi imbattuto ad ora. E niente, vediamo, vediamo, vediamo bel come match, sarà un bel match. Al limite dei 66 kg. Ci siamo, adesso giustamente stiamo... assistendo alla preparazione della gabbia. Tesi è riuscito però a, vediamo, a uscire, da uscire solo. Esatto, è buono anche questo, perché un pochino, sai, l'orgoglio è importante in questa, assolutamente, questa fase. Assolutamente sì. Pronta la gabbia? Gabbia pronta, fighter penso pronti, li intravediamo dietro, sì, il sipario. Voi non potete vedere, ma c'è un'organizzazione, ragazzi, pazzesca. Non avete idea di che cosa voglia dire tirar su un evento come questo, è veramente qualcosa di incredibile. Complimenti a Venator, a tutto lo staff. Hanno organizzato, ecco che entra. Ci siamo. Itai Trettner, pronto, sulla passerella di Venator FC10. Tanto sentiamo dei cori. Sì, non so di... penso sugli spalti, sì, non c'è musica, sì, non c'è musica, quindi esatto. entrata anomala, ah, sì, senza musica, incredibile, strano, strana scelta, molto strano, strana scelta, sì, strana scelta, può essere stato con i cori la sua entrata, non lo so, perché comunque questo ragazzo viene da Israele, quindi magari non è riuscito so a portarsi una tifoseria, sicuramente sì, magari sì. Sì, perché no, credo si sente ancora adesso. Però mi sembrava più un coro intonato verso un atleta, un fighter italiano. Sì, che è vero. Che non che ho non distinto bene il nome, ma strano, vedremo. Tanto vediamo. Operazioni di... Vasellamento. Non volevo dire bruttissimo. È brutto, però è così. Quindi vasellina, Lina, naso, sì, occhi. Guanti, unghie. E paradenti e conchiglia. Conchiglia, ci vuole tutto. Intanto stranissimo, stranissimo. Questa è una sensazione quasi surreale senza, sì, musica. E credo che la prima volta. Tanto gli arbitri stanno cercando di, sì, capire che cosa abbia. Credo che sia la conchiglia. Sì, probabilmente sì, l'elastico della conchiglia. Controllo di rito ed entrata, quindi per Itai Trettner nella gabbia di Venator 10. 3-2. Intanto ci dicono dalla regia che la musica per motivi religiosi non è stata messa volutamente, quindi scelta. E ora Federico Fasciano. Sì.
solite operazioni da parte di Cut in Time. Controllo e siamo pronti. Ci siamo, entrata da parte di Federico Fasciano all'angolo rosso della gabbia di Venator. Vi presentiamo il terzo incontro del programma preliminare, previsto nella categoria pesi piuma di Venator Fighting Championship al limite delle 145 libbre sulla durata di 3 rounds da 5 minuti. All'angolo blu viene da Israele e rappresenta il team Moshik Box. È alto 1,76 m, ha fatto registrare un peso di 145.1 libbre, ha 21 anni e ha un record da professionista formato da 3 vittorie e 2 sconfitte. Signore e signori, vi presento Itai the Former Tratner. Il suo avversario all'angolo rosso viene da Milano e rappresenta l'Academy of Fighting Team. È alto 1,71 m, ha fatto registrare un peso di 145.9 libbre e ha 29 anni. Imbattuto da professionista con 3 vittorie. Signore e signori, presentiamo all'angolo rosso Federico Fasciano. Arbitro di questo incontro è il signor Matteo Manfredini. Ci siamo, terzo incontro della preliminary card al limite dei 66 kg. Un atleta giovanissimo. Sì, un atleta molto giovane, Itai Tretner, già 6 match da professionista, mentre per Federico Fasciano 29 anni e 3 match da professionisti. Partono guantini al centro e si parte. Fase di studio iniziale. Vi guarda a parte Fasciano, subito un high kick che non va a segno. Intanto Tratner molto composto, tenta un low kick, sì. Jab. Tratner forse leggermente più lungo da parte, sì, di Fasciano, un pochino anche più alto. Esatto, tanto controllo. High kick parato, fase di studio ancora. Sì. Un altro low kick che anche questo non va a va a vuoto. Continua a cambiare guardia Fasciano, mentre Itai Tratner molto composto, concentrato. 21 anni, dicevamo, 6 incontri da professionista e questo jab molto bene. Low kick. Un high kick da parte di Fasciano che vanno a segno, nel senso che sì, vengono parati, parati da parte, sì, di Tratner. E scarica di colpi da parte di Tratner, molto bravo, molto aggressivo in questo caso. È buono anche Federico a controllare il centro. Sì, un overhead veramente forte questo, l'abbiamo visto in... Sì, è arrivato caricato. Questo se va a segno fa male. Sì. Intanto un altro high kick da parte di Itai Tratner. Buon frontale. Sì, low kick. Fasciano un po' spavaldo, se vogliamo, con, sì, questa faccia avanti, guardia bassa, quasi da pugile, se vogliamo. Esatto. Tretner molto composto, sì, molto concentrato. Molto più composto, sì, assolutamente. E lo kick. Lo kick che va a segno. Controlla bene la distanza, Tretner. Sì. Tretner. Centro dell'ottagono, sì, anche da parte di Tretner, da questo punto di vista. Sempre una fase di studio, comunque. Sono passati 2 minuti dall'inizio della prima ripresa. Questo diretto è andato bene a segno. Fasciano fase di continua, studio. Sì, no. Fase di studio. Fasciano cambia molto spesso la guardia. Sì. High kick. Sì. Buona pressione. Buon controllo. Sì. È presente. Sì, sì, ci siamo. Sì. Tutti i ragazzi ci sono. Sono veramente concentrati, comunque una vetrina importante quella di oggi per entrambi,
e vogliono dare il massimo. High kick da parte di Trattner, Fasciano blocca bene e di nuovo centro da parte di Trattner, Fasciano un po' più attendista se vogliamo da questo punto di vista, sembra che stia studiando i colpi, bello questo low kick intanto che va a segno, forse merito di Tosco di prima che ha fatto vedere esatto. Che fanno male. E buono studio. Sì, okay. Nuovo un frontale da parte di Fasciano che va a quattro, sì, e pinza il ginocchio. Probabilmente un colpo basso, fortuito, sì. Importante subito anche a chiedere scusa e porta a terra. Porta a terra. Oh, attenzione, vediamo, vediamo. Bellissimo questo takedown. No, bravo Trattner a ribaltarlo, prende la mezza. E vediamo adesso come. E cerchiamo di capire come lavoreranno. Fasciano dalla mezza, tiene il controllo del braccio, esce. Trattner cerca il grand and pound. Di stabilizzare per picchiare. E guardia chiusa in questo momento. Vediamo Fasciano se cerca di tenere o cercare di rialzarsi. Potrebbe usare la parete che è vicino per. Potrebbe aiutarsi. Invece è Trattner che la cerca. Mano sulla faccia da parte di Fasciano. Adesso Fasciano dovrebbe. Perfetto. Usa il controllo della gabbia per riuscire a tirarsi su in piedi. E fase di scramble. Molto buono, sì. Tutti e due in piedi si riparte. Si riparte, niente, nulla di fatto da parte di entrambi, posizione diciamo non tenute da parte di nessuno dei due fighter, quindi si riparte in piedi e via, si va. 40 secondi alla fine del primo round. Tanto Fasciano cerca un'azione. Credo che la strategia di Fasciano sia finta e portarlo a terra, come abbiamo visto prima che è stato sulla gamba. Vedremo adesso, intanto. Esatto. Tra l'altro è molto composto per avere 21 anni, bravo. Molto. E... ed è molto bello vedere questo perché a 21 anni è strano. Sì, di solito, esatto, è molto difficile. E... Fasciano cerca di portare a terra. Sì, da un low kick, cerca di... prendere la gamba e portare a terra. Ok, bella, bellissima. Di nuovo a terra e 2 secondi alla fine, quindi probabilmente sarà controllo e finisce. Primo round finito. Bel round tecnico, sia in piedi che a terra. Entrambi. Sì, entrambi. Sì, bellissimo. A chi lo diamo? Difficile. Difficile perché hanno lavorato bene tutti e due in piedi, hanno cercato tutti e due il controllo anche a terra, sicuramente Fasciano è riuscito a portarlo 2 volte a terra, quindi avere 2 volte il takedown, quindi secondo me... Lì prendiamo punti se vogliamo sul cartellino dei giudici, bravo quindi... Trattner dopo il primo takedown a ribaltare subito Fasciano e a prendere delle posizioni buone. Buone anche per adesso lui. Vediamo cosa ci ripropone la regia, quindi questa scarica di pugni lineare, Fasciano sembra essere uscito abbastanza bene comunque da quella scarica, questo diretto invece è entrato molto bene, controllo parato, bloccato, vediamo se la regia ci propone un frontale, molto bene, e vediamo il takedown, eccolo qua, subito, questo down. Bel takedown, e poi bravo, bravo Trattner che dalla mezza butterfly riesce a isolare un braccio e a ribaltarlo, questo è jiu-jitsu, questo è Brazilian jiu-jitsu puro, esatto, puro. Ma non c'è il kimono esatto. Però buono il controllo perché comunque tutti e due entrambi sono riusciti a invertire le posizioni. Sì, e ci siamo. Secondo round. Inizia. Trattner. In mezzo tutti e due. Fasciano. Centro la gabbia. Fase di studio ancora. Nuovo un high kick. Non va a segno. Sono molte finte da parte di Fasciano. Bello. Buon middle kick che entra. Bellissimo. E ma non ha fatto neanche una piega Trattner, no. Però è entrato bene, sì, perché sì, assolutamente si è in mezzo alla gabbia, buono spinning back. lo rende subito della serie, ti faccio vedere che lo faccio meglio io. un po' era. No, invece veramente eseguiti bene da parte di entrambi i fighter. Ora di nuovo Fasciano gira. C'è molto studio in centro della gabbia. Sì, moltissimo. Sì. Controllo della distanza, low kick. Low kick che non va a segno, Trattner invece sì, jab diretto che entrano. E ok, esce bene Fasciano. Sì. Recupera il centro della gabbia. Adesso lui back. Ragazzi, si vede che iniziano un pelettino a calare il ritmo. Cosa esatto. dici?
Un pochino, dai, il primo round è stato bello tosto, né? Primo round bello intenso, buonissime fasi di striking e buonissime fasi di lotta a terra, quindi sì, assolutamente. Intanto di nuovo al centro dell'ottagono, entrambi un po' sulle gambe forse, un low kick che entra, non fortissimo, più per fare punti forse che per effettivamente nuocere. Pesciano sta molto... dito nell'occhio, sì. Si fermano subito e chiede subito scusa. Ci sta. Può capitare adesso, non è una cosa che non possiamo controllare a volte, di portare avanti la mano con una mano aperta, quindi... Certo, assolutamente. Probabilmente ha preso male le distanze. Non penso sia volontario, anche perché ha chiesto subito scusa anche all'angolo, quindi... Esatto. Tanto e anche lui, dice, non c'è problema. Infatti, non c'è problema, posso andare avanti. Bene, allora chiede scusa e si riparte. Bello, bello. Bellissimo. Tanto rispetto tra questi due ragazzi, entrambi veramente bravi. Nuovo Fasciano al centro. Guarda, control. Questa era una bella occasione per magari accorciare la distanza e provare a prendere un bodylock o qualcosa del genere. Intanto Trattner in linea dritta, un jab diretto. Gli fa molto bene questa sequenza di colpi, jab diretto. Sì. Poi essendo anche così lungo, entra abbastanza. Spinning back. Sì. Fasciano non lo so, però è molto espressivo anche nei momenti più concitati, sì. Che nessuno se li aspetterebbe. Sì. Sì. Tanto vediamo, però i ragazzi si stanno dando battaglia. E a noi piace così, quindi let's go. Andiamo molto avanti. Tecnico. Sì. Tante finte da parte di entrambi. Forse mi viene da dire Fasciano un po' più creativo, un po' più fantasioso come stile, un po' più strano da vedere. Esatto. Mentre Trattner è più molto composto. Bello scambio. Bello questo scambio. Trattner sta pressionando, sta tenendo il centro e sta dando pressione a Fasciano contro la gabbia. Sì, assolutamente. Sta controllando il centro. Tanto Fasciano sotto la gabbia, tenta di uscirne. Trattner intanto cerca di tenerlo lì, di nuovo cerca il takedown. Bravo Trattner invece qua a leggere il takedown. Parete. Fasciano buona invertire, controllando. Attenzione, okay, colpo in uscita, molto bene da parte di Trattner. Non prende Fasciano per veramente pochissimo, un niente. E quello se entra fa male, ragazzi. Overhead è entrato. Trattner forse l'ha sentito? Visto un... Sì, anche io l'ho visto. Quello di cambio di espressione. Sì. Dal vivo forse si vedeva. Tanto vediamo. Un minuto alla fine, secondo round che già è volato. No, sì. Sembra iniziato... Pochissimo. Attenzione, questo lo kick! Bellissimo. Questo preso bene. Calma, sempre Fasciano. Mi piace molto la sua espressione. Molto aggressivo Fasciano. Cioè, non sta combattendo lui, no? Ma sta parlando con se stesso, tipo di ok, calma, adesso in questi 30 secondi sicuramente controllerà distanza. Magari pensa di aver portato a casa esatto. anche questo round e quindi dice me lo porto a casa, esatto. Metto ancora qualche colpo, però sai, giocare col cartellino dei giudici non è mai una buona idea, quindi stiamo attenti. Ma sta pressionando, sta mettendo dentro pochi le mani secondi colpi. Alla fine dice no non mi hai preso, quindi è bellissimo, è più espressivo che è. E cavolo ragazzi, che match, è bello veramente. Molto tecnico e ti dico che tra tutte e due è... Sì. Superman punch intanto, bellissimo esplosivo da parte di Trattner. Questo jab invece non Fasciano lo legge bene, sembrerebbe. Sì. 10 secondi alla fine e di nuovo a parete. Ah, vediamo se, vediamo riesce, se riesce o se controlla e basta. Ah, credo. 10 secondi. Controllo. Ok, controllo, fine. Però comunque ha finito in positività. Sì. A volte a me le parole in italiano mi si scappano. Scusatemi, ma. Sì, assolutamente. Intanto vediamo tutte e due agli diciamo angoli. Che intanto questo è il primo match che arriva al terzo round, quindi bisogna vedere anche il cardio da parte dei ragazzi come sarà. Vediamo Fasciano che respira, Trattner anche, tutti e due con un angolo bello nutrito, nel senso che sono tre coach, quindi esatto. Vediamo qua, sì, ok. La regia ci dà delle immagini di nuovo, questo low kick. Va il dito nell'occhio. Probabilmente hai calcolato malissimo le distanze, sì, ci sta, intanto qua bravo a prendere. Bella presa.
Poi lì forse un po' indeciso se andare di... Ah, ecco il colpo della nuca probabilmente. Quando ha provato a fare lo spinning back. Becca che ha detto no, l'ho preso... Si è detto da sola no, l'ho preso dietro. Però è bella anche questo, questa concentrazione da tutti e due degli atleti. Bene, bene. Sì. È quello che ha portato a terra, qua il controllo, poi contro la gabbia. Sì. E qua è poi la parte finale dove ha finito il round con controllo alla gabbia per Fasciano. Sì. Vediamo, secondo round, anche qua, bello, bello, bello da vedere. E vediamo il terzo. L'arbitro Manfredini intanto asciuga Vitaly Tratner e... Stanchi ragazzi, si vede dalla faccia. Sì. Giustamente, sono 10 minuti di fuoco, 5 e si riparte di nuovo al centro dell'ottagono Fasciano Tratner per l'ultimo round. Di questo terzo match. Vediamo che iniziano tutti e due al centro della gabbia, studiando sempre, iniziano tutti e tre round sono iniziati così, uno studiando l'altro. Sì, tanto questo forse è il primo round in cui Fasciano prende un pochettino più l'iniziativa. Sì. Bel calcio questo, girato da parte di Fasciano. Forse nei primi due round è stato più Tratner a tenere il centro, esatto, dell'ottagono, bravo anche con queste leve leggermente più lunghe rispetto a Fasciano. Diretto, diretto preso, è entrato. Ma vediamo comunque Fasciano sempre guardia alta e riesce a uscire. Ha molto lungo Tratner, sì, con questo jab riesce a entrare bello, bello, bello. Questo l'ho sentito anch'io. Dai, ho sentito il rumore. Lo schiocchio fino a qua. Sì. sì. Cambio di guardia da parte di Tratner. Prova un middle kick che non entra, lo kick anche questo a vuoto. Vediamo bella combinazione, sì, montante gancio di Fasciano. Vediamo adesso Tratner un pochino indietreggiare rispetto ai primi due round, che è sempre andato di fronte, ha sempre avuto il controllo della gabbia, adesso sembra ribaltata la situazione. Assolutamente, adesso vediamo comunque anche qua la stanchezza. Si fa sentire un pochino. Sì, intanto questa azione, diciamo, estemporanea da parte di Tratner, questo low kick invece a parte di Fasciano che segna la gamba sinistra di Tratner in terra. Interno. Molto più attivo Fasciano, molto più reattivo Fasciano. Sì, Tratner anche per il suo stile, sì, essendo molto più composto, sembra leggermente reattivo, però in realtà anche lui è veramente un bel fighter. E questo jab, questo sinistro sul cambio di guardia, sì, sul cambio di guardia è entrato molto bene. Vediamo. Abbiamo visto poca parete, esatto, in questi primi tre match. Sicuramente per me Tratner non è il suo gioco, vedendolo così alto, così lungo, ha un buon gioco di striking, quindi in piedi, e non ha mai provato ad entrare in takedown, mentre Fasciano ha occhio, quindi il cambio. Forse mentre tirava. Il calcio, non so. Sì, occhio sinistro, adesso magari la regia ce lo ridarà. Esatto. Per capire meglio, intanto l'arbitro Manfredini va a dire non ti preoccupare, capita. è capitato prima, ecco, infatti, eravamo prima, quindi. Ma non sembra. Non lo so, forse era una mano un pelo aperta? Sì, però. Pugno? Non so, anche Tratner, no, non capisce. Infatti... Comunque ripartono dal centro. Nessun problema, Fasciano come sì, molto espressivo in effetti, sorride poi... Sì, molto espressivo. È molto bello perché vuol dire che è entrato nel gioco, né? Del cage, del fight. Sì, e alla fine è uno show, no? Esatto. È uno show, loro sono i gladiatori dell'arena e noi dobbiamo viverceli, godercele. Vediamo Fasciano che sta pressionando Tratner adesso nella gabbia. Sì, Superman punch a parte di Tratner. Esatto. Due minuti alla fine intanto. Vediamo come si evolve questo round. Un altro middle. Vediamo un pochino stanchi, i movimenti sono meno fluidi. Sì, sono molto normale. Più statici. Vabbè, sta, sì, 13 minuti di combattimento si fa sentire. Mara, tu quante volte sei arrivata al terzo round? Tante volte. Com'è il terzo round? Tipo, ok. Parlo con me stessa, dico ok, prendi fiato e dai, andiamo, manca poco, forza, concentrata, respira, perché sennò, come tutti sappiamo, comunque chi ha combattuto, che arrivare al terzo round è testa, molto testa. E ormai le energie sono poche, vanno gestite, soprattutto nel terzo round. Il terzo round è chi gestisce meglio lo kick, bello l'incontro invece però da parte di Tratner, che aspettava forse quello kick per entrare di incontro con il destro.
vediamo la pressione di Trattner. Quando sembra sempre Fasciano molto elusivo, quando Trattner parte con queste incursioni dritte per dritte, Fasciano riesce sempre a girare molto bene, perché riesce comunque, esatto, a schivare i colpi. È bellissimo. Mamma mia, questo overhead bellissimo, sulla una martellata. Sì, perché si è sentito il rumore da qua. Però bravo Trattner, perché è ancora lì in piedi, esatto, pressionando. Adesso vediamo che Fasciano sta gestendo il round, perché sta girando. Bello spinning back. Adesso, bravissimo. Mamma mia ragazzi, 40 difesa. Secondi alla fine, vediamo se ci sono i fuochi d'artificio. E mi sa di sì, perché questi due ragazzi vogliono portarsi a casa, esatto, la vittoria. Fasciano è anni che non combatte, il suo ultimo combattimento risale veramente a molto prima del Covid, quindi wow, per lui è un tre round di guerra dopo, esatto, tre round, è veramente buono. Mentre per Trattner è un po' più recente il suo ultimo match, risale se non sbaglio al 2020, quindi ha un po' meno di inattività. Poi sappiamo tutti che questo anno ci ha colpito purtroppo. Due anni ormai. Esatto. 10 secondi. Attenzione, questo jab è entrato, non potentissimo, ma è entrato. Vediamo adesso se è ormai è guerra. E di nuovo. Bravissimo. Parete e finito il match. Complimenti a tutti e due, perché è bel stato match. Complimenti ragazzi. Bello. Guerra. Si sono picchiati, molto tecnico. Bravissimi. È verdetto, meno male che non sono un giudice. No, sì, adesso sarebbe stato molto difficile. E adesso guarda, vediamo come. Non come lo so, sarà. Vediamo. E ti dico, complimenti. Bello il rispetto. Entrambi. Fanno il giro della gabbia insieme. Fanno il video e la foto di rito insieme. E devo dire, bello, ottimi matchup per ora. Sì, veramente. Sì, ed è solo l'inizio. Sì, bravissima. Perché poi abbiamo, ragazzi, una main card infuocata su UFC Fight Pass alle 8. Quindi avete ancora, ve lo dico, 2 ore di tempo per iscrivervi. Mi raccomando, scaricate l'app UFC Fight Pass, perché la main card non è da meno. No. Dicevamo, matchmaking veramente interessante. A aver trovato anche questo ragazzo, perché trovare un ragazzo israeliano di 21 anni con già queste esperienze e farlo venire qua è difficile, non è facile. E ora parola al nostro commentatore, che però non vedo. Non è ancora forse entrato in gabbia, perché sta aspettando il cartellino dei giudici che ci stanno mettendo un po' tanto, perché ci sono stati veramente tanti colpi. Sì. Quindi vediamo. Vediamo, e non vediamo. È facile, no, per non niente, è facile per niente. Per niente. Infatti, i giudici giustamente si prendono il loro tempo, devono valutare colpi di striking, colpi effettivi, padronanza del centro, takedown, una serie di questioni. Ed eccolo qua il nostro presentatore. Siamo pronti per annunciare il verdetto. Anticipiamo che si tratta di una split decision. Ripeto, split decision. Giudice Carosi, 29 a 28 per Trattner. Giudice Spoto, 29 a 28 per Fasciano. Giudice Palombi, 29 a 28 per il vincitore dell'incontro. L'angolo blu, Itai, the former Trattner. Complimenti, Itai Trattner, vittoria per split decision. Difficile da valutare. Difficile da valutare. Complimenti a lui. Complimenti anche a Fasciano, perché ha fatto 3 round. Ottimo match. Bellissimi. Comunque sembra soddisfatto del suo match. Saluta i suoi coach. Bello, bella scena. Complimenti. E niente, quindi imbattibilità di Fasciano che non va oltre. 3-1, comunque. Beh, record, sì. Nessun problema, nel senso che è ancora lunga.
E complimenti a Italia Tratten che va sul 4-2. E ora ci siamo, quarto match. Sergei Popa contro Diego Pallavicini. Entra nell'ottagono Sergei Popa, record 6 vittorie, 4 sconfitte, categoria dei 77 kg di peso, quindi ci diamo battaglia nei pesi grossi qua. Suo avversario Diego Pallavicini. Suona musica techno, al Pala Benedetto. Bella carica. E questa non può non caricare. No, state d'accordo, no, assolutamente. Ho voglia di entrare in gabbia anch'io. Vediamo che si preparano. Si prepara, il controllo fatto ed entra dentro la gabbia. Ci siamo. Quarto round. Vediamo la differenza di fisico. Entrambi veramente grossi presi dei belter, probabilmente hanno fatto una buona operazione di taglio peso e di ricarica. Vi presentiamo l'ultimo incontro della preliminary card, incontro previsto nella categoria pesi belter di Venator Fighting Championship al limite di 170 libbre sulla durata di 3 rounds da 5 minuti. All'angolo blu, nato in Moldavia, ma vive e si allena a Bologna e rappresenta il Goodfellas Team. È alto 1,85 m. Ha fatto registrare un peso di 169.9 libbre e ha 34 anni. Il suo score professionistico, 6 vittorie e 4 sconfitte. Signore e signori, all'angolo blu, Sergei Popa! Avversario. Contro di lui. All'angolo rosso viene Rapallo e rappresenta lo SWAT Fight Team. È alto 1,83 m, ha fatto registrare un peso di 170 libbre e ha 29 anni. Il suo score professionissimo, una vittoria e 3 sconfitte. Signore e signori, presentiamo all'angolo rosso Diego Pallavicini. Arbitra l'incontro il signor Emiliano Carosi. Eccoci pronti al quarto e ultimo match della preliminary card al limite dei 77 kg, 170 libbre.
Ci siamo, belli concentrati entrambi. E si parte. 5 e via. Andiamo a Cagnotto. Sono in Firenze guardia. Popa, centro dell'ottagono. Bellissimo! Ma ragazzi, bellissimo! Diretto sinistro in pieno mento, grand impound. Adesso vediamo se Popa. Mamma mia, ragazzi. Vediamo Popa se mamma mia. Se riesce a difendere. E ricordiamo che Pallavicini è anche una nera di judo, quindi sulle proiezioni. Esatto. Sa fare, ma Popa subito prendere una vediamo leva se, vai, o ci va Pallavicini. Vediamo, non so, 50, tra, cos'è? Esatto, sì, 50-50, versione in mezzo, tutte e due al controllo. Intanto, vediamo che Diego si cerca di rialzarsi, no. Rimane in controllo sulla gamba, sono qua proprio davanti. Single leg, intanto Popa adesso si è ripreso da un colpo, ragazzi, che era una cannonata in faccia. E adesso è sopra, bravissimo. Vediamo se riesce a tenere la posizione oppure Diego riesce a invertire. Un buon controllo. Cerca di isolare il braccio Sergei Popa. Probabilmente vuole andare per una submission, una kimura, un'americana, qualcosa. Cioè, sembrerebbe che vorrebbe montare, però. Vediamo. Intanto, situazione particolare: nel senso che Popa ha il controllo inside, ora è nord-sud. Controlla bene le braccia. Delle ma vediamo. Braccia, no. No, vediamo che Diego cerca di controllare il braccio e in questo momento. Vediamo se c'è. Cos'è? No, Kimura americano. Ecco, adesso che i guantini non si, non si capisce. Però vediamo che Bob è entrato con la testa per, giustamente per riuscire a difendere il braccio. Sì, perché comunque la figura 4 di Pallavicini era stata chiusa. Attenzione, Popa qua, bravo a isolare il braccio. Vediamo, controlla il braccio crucifix. Vediamo se riesce a rimanere oppure la forza di Diego esattamente che riesce a uscire da una situazione veramente scomoda, ragazzi. Beh, diciamo che sono partiti piano. Piano. Come piano, però bravissimo Popa a recuperare perché il diretto forte l'ha sentito. Mamma mia, un diretto in bocca così. Adesso, un treno. Sì, adesso vediamo giustamente Diego se riesce ad uscire da in basso. Vediamo che Popa insiste per il crucifix. E adesso top position da parte di Popa, però Pallavicini cerca di prendere una gamba, non riesce. Popa bravissimo a sprollare, buono andare alla schiena, buono a controllare il braccio ed ecco che ritorna inside. Cavolo, che match, ragazzi. Esatto, che match. Vediamo, Popa lavora molto bene, molto calmo, nel senso prendo posizione, stallo un attimo, cerco di capire dove sono, cerco di capire cosa sta facendo l'avversario. Esatto. Per poi provare un attacco. Pallavicini in questo momento cerca solo di difendersi, giustamente in una posizione veramente scomoda. E vediamo che però Diego a terra in basso non riesce a lavorare. No, fa fatica. Fa molta fatica. Popa deve mettere veramente una bella pressione. Esatto. Buona pressione, buoni colpi perché tutte le volte che si trova in trova spazio crucifix. Attenzione perché questa è una posizione veramente brutta. Vediamo se riesce a rimanere. Ponte da parte di Pallavicini. Vediamo. L'attività c'è, ma comunque ci sono tanti colpi. Vediamo. E americana, attenzione. Vediamo se riesce a chiudere la figura. Per me è andato troppo, però ha perso la posizione. Ha perso sì la posizione, Pallavicini. Però bella forza. Forte. Fortissimo da riportarlo sempre nella stessa posizione e sicuramente cercherà ancora una volta di fare il crucifix o di andare in montata. Sì, ha provato il ginocchio sullo stomaco, Pallavicini ha difeso esatto. bene, non ha trovato spazio, è tornato indietro, inside, in controllo. Un minuto. Minuto intanto alla fine. Vediamo, grande impalco. Eccola lì, ginocchio sullo ancora stomaco. Ancora in crucifix. E di nuovo, e di ancora nuovo. In crucifix, Pallavicini di nuovo esplode, non riesce a uscire. Non riesce ad uscire, qua le energie le gasti tanto, come si dice adesso gasti non mi ricordo più in italiano, le sprechi tanto. Sì, di nuovo un crucifix alto, questo da parte di Popa, aperto. Pallavicini e l'arbitro stop, grandissimo match. Grandissimo match da parte di entrambi. Secondo me Pallavicini ha avuto un pochino di fretta. Sì, forse ha avuto fretta dopo quel diretto. Sì, detto, avrebbe dovuto aspettare un attimo e grande Popa perché ha avuto un buon recupero.
rap veloce e un buon controllo in top quella, position. Dopo quella tramvata in faccia, non so neanche come ha fatto a rialzarsi, neanche dopo due giorni. Esatto. Infatti, eccolo qua, vediamo. Giù, dritto, diretto. No. Da un certo punto di vista è stato, no, non è vero, neanche se voglio dire fortunato, magari no. C'aveva delle gambe in mezzo, si è proprio ripreso completamente. Sì. Cercato di andare a controllare dal basso, perché comunque era in una brutta posizione, dal basso è riuscito a invertire. Poi ha provato una sorta di... Sì. Cos'era? Hai provato ad andare a prendere la gamba, però secondo me Pallavicino ha avuto un pochino di fretta magari in questa situazione del 50-50 che comunque non si era neanche capito bene, e un buon controllo proprio del crucifix, perché sì, probabilmente Pallavicino dopo quel diretto si è lanciato pensando di terminare subito in 20 secondi, invece Popa bravissimo a riprendersi in vediamo un attimo. Vediamo adesso che stanno controllando Pallavicini, giustamente credo per i gomiti, vedere se i tagli o... Infatti vediamo dalle immagini della regia che effettivamente è stato aperto sul naso. Non troppo non in troppo. Realtà, sembrava di più, però... E i colpi c'erano, anche perché da quella posizione è veramente faticoso e difficile difendere, anche perché assolutamente. Le tue braccia sono bloccate. Assolutamente, crucifix fatto molto bene da parte di Pop. E ora parola al nostro commentatore. Vince questo incontro per KO tecnico Elbows a 4 minuti e 30 secondi della prima ripresa. L'angolo blu, Popa! E davvero complimenti a Sergei Popa che vola sul 7-4. Mentre Pallavicini va con questo verdetto si conclude la preliminary card di questa decima edizione di Venator Fighting Championship. Ringraziamo ancora una volta il comune di Cento per aver patrocinato l'evento e per aver sostenuto con un grande particolare ringraziamento va al sindaco dottor Edoardo Accorsi, il vice sindaco signora Vanina Picariello, il presidente del consiglio comunale dottor Matteo Veronesi. Ringraziamo il main partner Metodo Merenda, gli official sponsor Pitbull Protezioni, Erwin Abbigliamento Tecnico, Bad Wolf Paradenti, Combat Integratori per Sport da Combattimento. Ricordiamo gli official broadcasters di questo evento, il canale ufficiale YouTube di Venator Fighting Championship e UFC Fight Pass. Ricordiamo il commento in lingua italiana a cura di Federico Caliri e Mara Maraviglia Borella, telecronaca in lingua inglese per UFC Fight Pass a cura di Luke Barnat e Dean Middat. Ora ovviamente andremo in pausa, ci troveremo ancora una volta al centro della gabbia di Venator Fighting Championship alle ore 20 quando partirà la main card. Bene signori e signori, noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Abbiamo visto match veramente incredibili, grazie mille a tutta l'organizzazione di Venator FC10, grazie mille al matchmaker Pietro Ranti che è riuscito a creare una card veramente spettacolare, ed è solo l'inizio, praticamente quindi... quasi tutti prima del limite. Niente, non ci resta che augurarvi una buonissima serata alle 20, UFC Fight Pass, mi raccomando scaricate, vi aspettiamo, Luke Barnat al commento. Grazie a tutti. Buona serata. Ciao.